cosa fare in una situazione scomoda? Semplicemente credo che si debba stare attenti a tutti quegli elementi in cui ci si trova in quel momento. Sicuramente la ricerca di un qualche cosa che ti possa dare una soddisfazione, qualcosa che ti possa dire: io qui faccio qualche cosa, non perdi la tua identità e vai avanti nella ricerca. Questo sostanzialmente è, perché le situazioni non sono mai completamente, come dire, perfette per te e devi cercare qual è la soluzione migliore. L'imprevisto è un qualcosa che ti capita. Tu devi sapere che in qualunque situazione, almeno questo è il mio parere, l'imprevisto arriva. Nulla è per sempre, nulla è stabile. Per cui l'imprevisto, sostanzialmente, credo che un buon modo per affrontarlo sia quello di sapere che prima o poi arriva. E quindi devi trovare strategie per affrontarlo. Parte attiva del cambiamento dipende da che ruolo hai nella situazione in cui è previsto che ci siano dei cambiamenti. Però indipendentemente dalla posizione che hai, ognuno di noi può dare un elemento, come dire, nuovo, di novità, un modo diverso di guardare un problema, di risolverlo, mettersi d'accordo con persone che stanno intorno a te. Tutti gli elementi, diciamo, devono far parte di questa, come dire, strada verso il cambiamento. Le persone, l'ambiente, la situazione e il momento più opportuno. L'innovazione per me rappresenta la voglia di imparare. Questa è una base molto importante. Se hai voglia di imparare, di capire sempre le situazioni in cui ti trovi, allora vai anche verso l'innovazione. L'innovazione non è stare fermi, non è neanche rivoluzione. L'innovazione è tener conto della realtà in cui si è e introdurre elementi nuovi in quella realtà, passaggi diversi, tempi diversi, e soprattutto l'innovazione è capacità di condividere.